però col rientro di De Josa e soprattutto con un Alessi così, sicuramente possiamo avere delle alternative diverse in certi ruoli. In mezzo al campo siamo contati, là davanti in certi ruoli, soprattutto come punta di riferimento, logicamente la scelta ricadrà su Petkovic, anche se devo dire che Ruopolo è meno grave del previsto, quindi speriamo quantomeno di portarlo in panchina in caso di necessità di poterlo usare. Vedremo domani mattina. Mister, avevamo ipotizzato un turno di riposo a Spanò. E voi l'avete ipotizzato, io un po' meno, quindi vediamo. Io credo che quando uno sta bene e rende in quel modo me lo tengo stretto, quindi per cui probabilmente scenderà ancora in campo, anche perché poi dopo abbiamo una settimana e poi non voglio pensare alla partita successiva perché dobbiamo pensare una partita alla volta. Sarebbe secondo me un grave errore quello di pensare già alla partita con il Pisa, perché prima di tutto bisogna fare punti anche domani su un campo difficile, su un campo complicato, come tutti i campi delle squadre che devono salvarsi. Per cui potrebbe nascondere diverse insidie la partita di domani se non affrontata nel modo giusto. Per cui Pisa viene dopo e ci pensiamo dopo. Le ammonizioni, se bisogna prenderle e necessitano dei falli per fermare delle azioni pericolose, vanno fatti e per cui la testa è a domani al Prato e non al Pisa. Mister, parliamo un attimo di questa partita. Abbiamo visto questa mattina un grande lavoro sulle palle inattive. Eh sì, perché credo che una delle forze del Prato è sicuramente la struttura fisica e noi paghiamo un attimo da questo punto di vista, per cui lavorare su alcuni tempi, sulle disposizioni difensive, delle palle inattive, mi sembrava la maniera più logica per affrontare la partita di domani, stando poi al fatto che quando uno è più alto di 15-20 cm sarà agevolato nel colpire la palla, però se abbiamo tempo e una certa idea di difendere, allora possiamo quantomeno ridurre il gap. Mister, c'è un rischio mini appagamento da parte dei giocatori della serie, visto e considerato che il primo posto non lo raggiungiamo più, adesso casomai tiriamo un po' i remi in barca? No, assolutamente no. Questo non credo sussista questo pericolo. Più che altro può generare il fatto di aver dato molto in queste due partite dal punto di vista psicologico, mentale, ecco, quello potrebbe essere più naturale nei giocatori, il fatto di aver speso tante energie a livello mentale sia per la partita di Ascoli sia per la partita di Teramo, avere qualcosina in meno. Però una squadra che punta a degli obiettivi importanti non può permettersi di rilassarsi in questo momento della stagione. Quindi, per quanto riguarda quello che hai detto te, non credo, spero che di avere una risposta da grande squadra perché dietro c'è l'Aquila che bussa, ma altrettanto potremmo essere noi l'Aquila nei confronti dell'Ascoli. Quindi vogliamo sicuramente, fare punti per, avere una posizione più solida, ma anche per insidiare quelle sopra di noi.